Alessio Villa Rosa, prego. Il tempo, prego. Anch'io voglio precisare quali sono i delitti richiamati da questa inchiesta. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. Peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio, nonché reati finanziari contro la pubblica amministrazione. Io vi avviso, non so se avete gli occhi addosso di tutti gli italiani, ma vi posso assicurare che 5 milioni di cittadini siciliani sono incollati davanti al video e aspettano di vedere un comportamento degno di quest'Aula. Ricordandovi che in altri paesi abbiamo assistito a dimissioni volontarie per una tesi universitaria copiata. Le lacrime che ho versato vedendo la mia terra depredata da loschi personaggi solo io le posso conoscere. Ho studiato fuori dalla Sicilia perché non c'erano opportunità, mi sono specializzato fuori dalla Sicilia perché non c'erano possibilità, ho cercato lavoro fuori dalla Sicilia perché non c'era nessuna speranza nella mia isola. E lo sapete perché non c'era nessuna speranza? Perché vedete, tutte le risorse che venivano erogate per la formazione o per lo sviluppo sono sempre, sempre, sempre finite nelle mani sbagliate. E smettetela di stupirvi e mistificare la realtà. Io vi devo ricordare gli ultimi due nostri presidenti della regione, ve li ricordate? Lombardo e Cuffaro in galera sono stati, tutti e due, presidenti di regione. Questa è un'umiliazione che noi non ci meritiamo. Non posso più sopportare di essere additato come un mafioso, come un ladro, come un parassita, spesso anche qua dentro, spesso anche qua dentro. Nessuno si deve permettere. Perché capite, il rovescio della medaglia è anche questo, umiliare i cittadini che non c'entrano assolutamente niente, perché quei soldi ai siciliani non sono mai arrivati, come delle sanguisughe i politici corrotti le hanno sempre intercettate e le hanno rubate ai cittadini siciliani. Noi siamo persone oneste e lavoratrici, con un cancro interno che però stiamo riuscendo a sconfiggere, ma che voi spesso difendete e quindi abbiamo contro anche voi spesso. Questi palazzi che dovrebbero essere l'esempio della pulizia, della trasparenza, dell'onestà, hanno visto seduti su questi scranni corrotti, corruttori, mafiosi, ladri e delinquenti di ogni genere. Avete 5 milioni di occhi addosso qui sopra. Voi che avete messo vicino alle stanze, Presidente, alle sue stanze, le immagini dei miei eroi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E che ricordate spesso in quest'aula il lavoro fatto da Giovanni Falcone. Voi che avete intitolato una biblioteca a Paolo Borsellino vi dovreste vergognare perché non avete il minimo rispetto per le Ma la persone che hanno dato la vita smetta, basta. per questo paese. Allora, Finisco, concluda, concluda a concludo, 10 secondi, concludo concluda. perché se mi fanno parlare. Colleghi. Presidente, il tempo, Allora, se lei Presidente, può il tempo, concludere senza provocare, per favore. Colleghi. concludo. Vi dovreste vergognare Colleghi, per perché favore. Lasciatelo concludere. perché Paolo Borsellino le idee le aveva molto chiare e lui stesso affermava che un politico non solo deve essere onesto, ma deve anche sembrare onesto. Ma non vi preoccupate, il Movimento 5 Stelle candida solo persone pulite e richiede documenti probatori. Questa Colleghi, gente e a breve, basta, ma come cacchio. basta per favore, lo abbiamo stigmatizzato che non si deve permettere. Allora, continui nel suo intervento, continui. Vi dovreste vergognare perché va. Colleghi, credo che non sia un bello spettacolo. Allora, Villa Rosa, continui. Paolo le idee le aveva molto chiare, lui stesso affermava che un politico non solo deve essere onesto, ma deve anche sembrare onesto. Ma non vi preoccupate cittadini, perché il Movimento 5 Concluda. Stelle candida solo persone pulite e chiede i documenti probatori. E finalmente in questo governo noi governeremo e riusciremo finalmente a garantire l'onestà. La delinquenza è destinata a scomparire. Allora, adesso c'è l'intervento della deputata Anna Rossomando.